Ragazzi, bentornati, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e nello spirito della riscoperta 4 qui si prosegue verso... Ma in realtà è una riflessione, ci ho pensato un momento, penso che ormai per voi non sia neanche una sorpresa. Non doveva esserlo neanche per me. Abbiamo visto quella cutscene in cui Nemesis mutava uno degli zombie in queste sue progenie, mettiamola così. Ma l'inquadratura era molto simile a quella dell'originale Brad. Brad è morto, quindi hanno fatto sì che lui così diventi lo zombie presente in Resident Evil 2. E... peccato, perché era veramente una scena molto, molto dura, molto, molto violenta da vedere resa nel remake. Avrebbe fatto capire quanto spaventoso potesse essere Nemesis. Ora, in realtà siamo in una posizione di grande vantaggio, secondo me, rispetto a quello che potevamo essere senza esplorare, senza essere attenti ad alcune cose. Possiamo tranquillamente ritenerci in una buona posizione, bisogna scoprire quanto quel silenziatore possa aumentare le possibilità di critico. Bel lavoro, Superstar. Sono colpito. Siamo pronti? Sì, quasi. Ma ci servono altri 30 o 40 minuti. Ciao. Nicolai, come procede? La città brulica di quelle creature. Non potremo farci strada a forza. Che ci fa lei qui? Ci aiuta a far ripartire il treno. Non abbiamo bisogno di pesi morti. Non ci è d'aiuto. Non sa quando premere il grilletto. Ehi, stai calmo. Ti farà ammazzare. Che personcina, eh? Devi scusarlo. Sono tutti un po' stressati. No, maledizione. Ancora lui. Sì, era la sua voce. È me che... Cosa? Lo porto via da qui. Aspetta. Alla faccia. No! Sono stanca! Ho cercato solo di voltarmi per fare... Un lato di me avrebbe piacevolmente apprezzato l'idea di mostrare bene quello che è accaduto, ma abbiamo parlato di Brad, no? Ecco, io ho smesso di scappare perché avrò sempre questo dubbio, sapete? Avere Nemesis così integrato nella narrativa, così presente in questa fuga, che cosa lo rende? Parte di un altro capitolo del suo combattimento o un proseguimento del precedente? A questo punto io devo per forza... Forse a volte sacrificare Jill, cioè provare a stordirlo e in caso ricaricare la partita se spreco un oggetto. Perché oh, eh. Sono stanca di averti tra i piedi. Buona Stars! Ero pronto a dirvi ad alta voce, ero prontissimo a dirvi ad alta voce. Ragazzi, ero abbastanza sicuro non avrebbe lasciato nient'altro, perché questa essendo una fuga scriptata... hanno pensato che non ne valesse la pena. A questo punto mi sembra così irrealistico nel game design permettergli di droppare qualcosa che o poi l'area si apre oppure si è resettato l'innesco del drop e significa che ce ne sono parecchi e che tu non debba farlo tutte le volte, che è una cosa presente anche nell'originale. Da un certo punto comincia a lasciarti munizioni, prima però a certe fasi no, è... Ha diversi premi tipo A, B, C, D, E, a volte il B e la C magari sono munizioni, la E e la G sono invece pezzi di arma speciale e così via. Comunque, ne riparliamo dopo, eh. Adesso io telo. Coraggiosissima. Oh, guarda un po' chi c'è. Porta. Io sto cercando di guardarmi intorno per vedere se c'è qualche... Ma guarda un po'. Qui? Qui. Questa è la cosa più spaventosa che abbia fatto in questo gioco fino ad ora. Doverlo fare 3 volte mi ha fatto stringere il cuore. Le fogne!
Basta, no? Basta, no? Probabilmente neanche il Nemesis può aprire quella porta, però potrebbe distruggere la parete di mattoni. Carlos! Merda. Devo trovare una chiave d'uscita. Mi fa piacere il tono quasi di pianto, perché lo stress deve essere veramente alto. Capisco le battute da parte di Jill, ma anche nel mood del gioco, però porca miseria, è spaventoso e non solo. Abbiamo visto la centrale elettrica, Raccoon City e ora le fogne. Si trotta parecchio. Si trotta veramente parecchio. Allora, dai. Caricatore espanso, fammi indovinare. No, ok. Allora è anche qui lo stesso. Probabilmente ci sono diversi ritmi di... No, c'è un certo ritmo di unlock. Allora. Di reward. Le sto sparando tutte. Ora, morti non credo ne troveremo qui. Wow. Accidente. Ma io sono stato previdente. Non sono messo così male. Allora. Non esageriamo. Prendi. Prendi. Diciamo che mi sento contento della situazione. Adoro giocare a estremo. Adoro giocare a estremo. E sono ancora convinto di essere stato giusto a non farlo in Resident Evil 2. Il nuovo remake era un altro videogioco e quindi era giusto conoscerlo. Qui almeno so con cosa ho a che fare vagamente, perlomeno come meccaniche di gioco. Allora, ci sta? Ci sta, ok. Va bene così. È bellissimo giocare con l'inventario. Sì. Senza vergogna. Ok. Ufficio e laboratorio. La mappa dell'area. Fatti qualche domanda, Jill. Vi ricordate con Leon ed Ada? Ada. Che poi, anche se non lo dico ad alta voce, io mi guardo intorno in qualche vicolo, in qualche ammasso di scatole, se ci sono altri mister. Ma per ora non li ho visti. Per esempio qui, no? Non pensate che... Il fatto è che noi stiamo giocando qui. Cos'è stato? Ammetto di non saperlo. Stavo dicendo che noi qui stiamo comunque giocando e la viviamo anche con una certa rapidità, no? Esploriamo, un po' di feeling arcade, anche comunque empatia per la storia, ma io cercherò di non ripetermi troppo, ma porca miseria. L'estetica, il re-engine, quello che hanno fatto qui, cioè il lavoro nei dettagli è una roba clamorosa. Sicurezza aumentata nelle fogne. È stato avvistato del personale non autorizzato nelle zone di controllo della struttura. Di conseguenza, stiamo sostituendo le vecchie serrature meccaniche con delle nuove serrature elettroniche. Per essere sbloccate, le nuove serrature necessitano di speciali batterie. Queste saranno presto distribuite a tutto il personale. Una volta ricevuta, si verrà di portare con sé la propria durante gli spostamenti all'interno della struttura. E quindi mi attacco al... Ok. È giusto. Sicurezza delle fogne. Batterie elettroniche. Umbrella. Nessun commento, Claire? Lo sai in cosa stai camminando? Lo sai, vero? Che cos'è questa roba? Vero, Claire? Oh, merda. Allora. Toccherà bruciare questi vestiti. Qualche texture della Hikman? Per... fare una piccola citazione delle chicche dell'Anima Oscura 2.
troppo buio. Cosa si nasconde in queste fogne? Io mi ricordo di cosa si nascondeva in Resident Evil 2, ma non credo che avremo riutilizzo di quei nemici. Diavolo è. È un pesce! Era un pesce! Allora, è semi... credo che sia quasi invulnerabile con la bocca chiusa. È incredibilmente facile cadere creando una creatura come questa in qualcosa di buffo. E invece sono riusciti a renderlo spaventoso. E contemporaneamente, di conseguenza, stupendo. Guardate, questo è... questo non sembrerebbe Virus T, comunque. Onestamente, non è Virus. Cioè, non mi sembra Virus T. Virus T non può fare questo. Capisco il Licker, che è una mutazione del Virus T, ma... quel tipo di fauci, quelle membra... che spettacolo, che meraviglia. Ci è costato caro come munizione. Ci è costato caro, che spettacolo. Scusatemi, sto ripetendo. Bello, bello. Spaventosamente bello. Ce la siamo cavata anche bene, per fortuna. Ovviamente, dopo aver scoperto le sue debolezze. Nessun videogiocatore dovrebbe fare una cosa così crudele al proprio protagonista. No, dai, nulla. Claire, mi dispiace. Mi dispiace tanto. Ah, l'avremmo potuto prendere di spalle. Ma prenderlo di spalle sarebbe stato un problema, non un vantaggio. Sì, vabbè, certo. Tu sei uno zombie morto. Questo era un barbone, mi dispiace. Perché non mi fido neanche un po'? Ah, c'è un diario. Oh, certo. Tu sei uno di quegli anziani dal trigger facile, vero? Allora, facciamo che se per caso vuoi alzarti, io in questo caso preparerò il fucile. Prima leggo e poi forse tu fai il dispettone, eh? È successo ancora! Stavolta hanno preso Kane. Ho visto tutta la scena. Una di quelle cose lo ha ingoiato per intero, dalla testa ai piedi. Quando Bill era sparito 2 settimane fa, ho avvisato la polizia, ma mi dissero che forse era semplicemente fuggito dalla città. Ho provato a fargli capire che Bill non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Non con un figlio in arrivo, poi. Non hanno voluto ascoltarmi, però. Bastarde! Rane su chi a cazzo di mangia merda! Continuano a nascondersi e a fuggire usando i condotti di scarico. Gli sbirri non vengono neanche per il cazzo! Il dipartimento delle fognature si fa i cazzi suoi! La prossima volta che vedo una di quelle creature, giuro che gli rompo quel cazzo di brutto muso che si ritrovano con le mie stesse mani. Ecco perché non si rialza. È stato ucciso in maniera irreparabile. Oh, mi spiace, Jill. Ah, è per... ok, è una scala per salire. Allora. Ok, pau. Lo scolo mi è sembrato una creatura alle spalle. Io dopo quello zombie non mi fido più. Io non so con quale coraggio devo riuscire a muovermi in questo caso, eh. Questi, tra l'altro, sono nemici chiaramente lenti.
questi affari molto probabilmente andrebbero schivati. E andranno schivati, ma in blind. A me piace tantissimo il feeling, è la terza volta che lo dico, ma permettetemi di ripetermi. A me piace moltissimo il feeling arcade di Resident Evil 3 e di Resident Evil 2 Remake. Al punto che sarei proprio il tipo di giocatore che magari resetta l'area più volte per farla perfetta e imparare molto bene per poi fare il New Game Plus in maniera divertente e molto più egregia. Però in blind abbiamo le munizioni, il gioco ci chiede anche di sfruttarli in questo modo. Porca miseria, non dobbiamo essere schizzinosi o spaventati. Questo è il laboratorio. Che ne pensi, Jill? Sento respiri e gemiti, possibile che ci sia? È soltanto ambiente ansiogeno? Ah, è Jill, ok, i rumori erano di Jill, ok. Ok, non si sa mai, non si sa mai. Qualcuno di nascosto. Ashley, Cheryl. Esplosivo! Ci stiamo avvicinando al lanciagranate. Evidente consiglio. Una lettera d'amore? Tesori miei, sono già passati 3 mesi da quando siamo andati via insieme. Ricordo ancora il giorno in cui siete nati. Quando ho udito le vostre piccole voci, ho avuto un fremito di orgoglio. I vostri adorabili corpicini dotati di una incredibile forza distruttiva. Era talmente ovvio. C'erano, erano due le opzioni. E di solito chi lavora per l'Umbrella, in questi livelli, per non parlare della vostra voracità, del vostro insaziabile appetito. Voi siete... no. L'apice della serie Hunter. Eppure mi hanno ordinato di eliminarvi. A quanto pare non vi ritengono adatti per essere usati come arma a causa di qualche piccolo insignificante difetto. Parlavano della vostra mancanza di resistenza all'elevato calore, del fatto che la vostra delicata bocca è vulnerabile quando è aperta. E solo per questo hanno detto che siete difettosi. Loro non sanno che sono proprio queste piccole imperfezioni a rendere ogni singola creatura unica e meravigliosa. È come il Metal Gear Rex. È questo il motivo per cui vi adoro. Ma gliela faremo vedere. Da oggi cammineremo insieme lungo la via dell'evoluzione. Proveremo all'Umbrella che voi, miei adorati Hunter Gamma, siete esseri superiori. Non credo che il pesce sia l'Hunter Gamma. Non saprei. Può essere, eh? Ma... ok. Allora, se io vado... nei documenti, tutorial. Non è nel tutorial, quindi... forse non avevamo trovato una lettura per creare le granate. Non so se per caso... ok, no. Vediamo se... scartare l'oggetto non lo butta a terra. Semplicemente ce lo... ce lo rimuove, quindi... non vedo perché essere... non vedo perché essere... frettolosi solo perché siamo in rec. Sarebbe irrealistico e sciocco, quindi... bellissimo che rimangano i cadaveri, comunque. È molto importante per il mood terrificante dell'ambientazione. Ok. Qua c'è un'altra zona rossa. Per la scala? Può essere. Perché non abbiamo mai potuto salire... cioè, non potremmo mai risalire da quella di scena. Jill. Attenta, piccola. Okay. Wow. Ah, batteria. Not yet. Quello potrebbe essere uno shortcut. Attenzione.
No. Sì, ma... Sì, ma no. Ok. Quindi non abbiamo modo di tornare indietro? Non credo. Sapete? Non ci ho pensato tornando qui, ma... Potremmo... Ma no, non è possibile, perché... No, non è possibile. È impossibile che non si possa tornare. Andiamo a vedere... O meglio, no. È impossibile che non si possa ottenere un'altra cassa. Andiamo all'ufficio. Io lo so, io lo so che posso passare, io lo so che posso passarci oltre, ma abbiamo consumato 20 cartucce. È come se tutto il nostro percorso avesse portato al poter uccidere questi infami, ma... l'ho detto io, perché altrimenti ci sarebbe stato un lock del gioco. Allora, lascia, 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 lascia. Ok, ora. Sapete cosa significa tutto questo? Adoro, adoro questi ragionamenti, sono troppo belli. Cioè ora inizieremo a usare le pistole per uccidere gli zombie, grazie alla percentuale di... Ti prego, fa che tu possa ottenerne 4. Penso che tu possa averne 6. Per favore, ricarica. Non so, ma perché non lo fa combinare? Strano. Era ovvio che potesse averne più di due. Allora. Ok. Siamo molto borderline. È una situazione delicatissima. A questo punto è il momento di abbandonare il coltello per un po'. Ok. Oh. Combinalo con l'esplosivo A per creare incendiarie. B per acide. Ce lo teniamo per l'acido. Ce lo teniamo per l'acido. Anche se quelle incendiarie saranno utili. Allora forse gli Hunter Gamma. Ricerca di un assistente. 4 marzo. Temperatura dell'acqua 18 gradi. pH 6,8. I gamma sono usciti dalla vasca. Ok, sono loro. Movimenti lenti. Basso potenziale di combattimento. Dopo mesi. Somministrati ormoni medicinali aggiuntivi. Registrato un unico esemplare con il potenziale di combattimento significativamente migliorato. L'esemplare è in grado di muoversi rapidamente e di fagocitare il bersaglio per intero. 30 giugno. Ok. Il calore aumenta e il pH si abbassa. L'Umbrella ha ufficialmente interrotto le ricerche sui Gamma. Siamo riusciti a inviare qualche esemplare con alto potenziale di combattimento prima che il laboratorio venisse smantellato. Il dottor Logan Carlisle è intenzionato più che mai a perfezionarla nella serie. 14 agosto. Ok. Sono passate 2 settimane dal trasferimento nelle fogne. L'aumento della temperatura ha portato a una diminuzione del livello di qualità dell'acqua, ma tutti gli esemplari sembrano essere in buone condizioni nonostante tutto. I Gamma hanno memorizzato rapidamente l'area e nel giro di 2 giorni hanno iniziato a esplorare per intero le fogne area con sete. Tutti gli esemplari mostrano un comportamento amichevole nei nostri confronti. Ma dai! Davvero? Tuttavia, abbiamo preferito premunirci con armi ad alto potenziale nel caso in cui la situazione vada fuori controllo. È stata una buona idea quella di corrompere il capo del Dipartimento delle Fognature per installare il laboratorio qui sotto. Ma a causa della continua crescita dei gamma, dovremmo iniziare a valutare altre possibili sistemazioni. 9 settembre, manca poco al presente. Un operaio addetto al trattamento delle acque è riuscito a trovare per caso il laboratorio, ma i gamma si sono presi cura di lui. Questo dimostra, l'abbiamo letto prima, questo dimostra che i gamma possono avere applicazione pratica. Domani contatterò la filiera europea dell'Umbrella così da inviarne qualche esemplare.
Che ansia. A questo punto, per equilibrio di gioco, io sono rimasto estremamente felice di vedere che il buon Nemesis cade con una sola granata. È stato fantastico da scoprire. Mi chiedo, se gli Hunter Gamma morissero sorprendentemente con una sola granata incendiaria, averne quattro sarebbe perfetto. Quindi tu potresti schivarli, prendere la munizione, il lanciagranate, oppure prendere il lanciagranate, ucciderne un paio per ottenere le munizioni, e quindi... Ho chiaramente sentito uno zombie, ma facciamo finta di niente. Allora, le granate a frammentazione ci sono utilissime, perché sono il Nemesis drop. Esatto. Precisamente. Precisamente, ragazzi. Secondo me questa è una parte fuori da una partita come la nostra, da fare assolutamente zig zag, pam 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 pam, scale, via. Li puoi... Sono simili ai mini boss, diciamo, di Resident Evil 2 Remake. Sono... Probabilmente il morso è one shot, one kill. Però puoi, con la schivata, sgattaiolargli intorno. È bellissimo come... Cioè, questo è un dot, capite? È fantastico. Ecco qua. Sì, sì, questo è... Anticipo troppo con l'inquadratura. Porca miseria. Sta roba è veramente pericolosa. Sono tanti, sono veramente tanti. Ma non me la sento di... Non me la sento di schivarle. Perché potrei voler esplorare. È la prima volta che sono qui, non sono la mia seconda run. Godiamoci del nostro risultato e studio dei loro HP e difese. Ora così ce la stiamo giocando molto similmente a quello che è... rigiocare un Resident Evil. Di solito con i vecchi Resident Evil magari si scappa subito. Però qui non siamo in un gioco isometrico, non è così immediato. Isometrico, vabbè, insomma. Capitemi, adesso l'ho detta facile. Ok. Ora. Quanti gamma c'erano? Non l'ha mica detto. Io ho utilizzato la batteria. A che pro tornare indietro? Ah!
non è una... Ma c'è... Ok. Carino. Ora ha anche più senso che siano così così difficili da tenere nell'inventario. Ole. Ecco la nostra batteria, ora. Ora. Ok. Non potremo fare munizioni acide per ora, mi sa. Ci attacchiamo perché... Non posso fidarmi, non posso fidarmi. Non credo di volermi fidare. Cioè, potrebbero uscirne altre. E... se ne escono altri... sono... uccelli poco dolci. Vediamo un po'. Non mi va di tornare indietro... col panico a... costruire subito munizioni incendiarie extra. Perché mi sembra eccessivo. Però... già. Mi senti ora? Jill! Oh, grazie al cielo. Stai bene? Sì, sono viva. L'ho seminato. Bene, il treno è pronto a partire. Ce ne andiamo non appena torni qui. Stai calmo, Nemesis. Oh no! Ferma davanti a una saracinesca. La granata. Speravo, per un secondo ho sperato proprio di vederlo cadere, smettere di usare il lanciafiamme e lasciarci un oggetto. Allora. Facciamo una cosa. No, prima facciamo le cose per bene. Allora, punto 1. Ora possiamo fare... ok. Ho letto male, vero? Non capisco. Pensavo di fare delle munizioni acide in questo momento, ma qualcosa deve essere andato tremendamente storto. C. Quindi AA esplosivo, AB incendiario, ABC. Forse, sto andando a istinto. Perché effettivamente penso di aver avuto un fraintendimento mentale. Vabbè. Ok, allora. Spray medico. Tac. Perfetto, ora. Salviamo la partita.
E ora? Gli lanciamo la granata sotto i piedi. Sotto i piedi. Salto tutto, voglio solo provare il Nemesis. Gli lanciamo la granata sotto i piedi e poi anche lancia granate. Vediamo subito se l'ho danneggiato poco o se in quel punto è immortale. È un po' meno intuitivo di Resident Evil 3, perché è tutto molto dinamico. Capite, Nemesis, parlo del 1999. Però, vediamo un po'. Ho preso una bella pizza. Allora. Ok. Sbrighiamoci. Vi faccio sapere, ok? Ho beccato questo nel tornare indietro. Porca miseria, è esattamente la guida per le granate che mi ha confuso poco fa. Il prodotto è stato modificato dal nostro negozio in modo da poter essere utilizzato con una grande varietà di munizioni. Tra l'altro è del Gunshop Kendo. Vi invitiamo a scegliere quelle più adatte alla situazione. Devo stare molto attento perché i documenti sono completismo non da poco, eh. Come già evidenziato al momento dell'acquisto, l'arma è un prodotto usato, il tamburo non gira automaticamente tra un colpo e l'altro, pertanto deve essere ruotato manualmente. Ciò comporta una breve attesa prima di poter sparare di nuovo. Il prezzo è stato scontato a causa di questo piccolo difetto, come d'accordo. Allora, quindi era... No, ok, B per 2. Era B più B. D'accordo, d'accordo. Le mine di prossimità non possono essere costruite artigianalmente, sono inefficaci contro i danni. Cosa ne sai tu? Ok. Ok. A questo punto dovrò risalvare, ma... Ok. Ok. Ci vediamo al test. Sto anche appunto provando i checkpoint, se notate. C'è scritto carica dal salvataggio più recente, ma non è vero. È l'autosalvataggio più recente. Ok, quindi, ma... Sì. Ok, non si può, cioè. Però lo puoi prendere un po' in giro. Volevo provare a sparargli sul lanciafiamme, sul carburante. Però non si può. Ok, non si può. D'accordo. Ok. Anche se ha appena cominciato. Ok. Va bene, è giusto. Ricarichiamo la partita. E ci rivediamo qui. Ok. Ok, così. Sa usare le armi. E non hai visto la migliore. Ho anche provato a sparare effettivamente al serbatoio, e prendeva fuoco, ma non credo sia virtualmente sconfiggibile in questo punto del gioco. Direi di no, distinto almeno. Per il resto, è bella l'idea di... Sì, insomma, in qualche modo renderlo sempre più intelligente. E forse non è riuscitissimo bloccarlo con la saracinesca. Non è, secondo me, precisissima come idea, però wow. Sta evolvendo, insomma, come sempre. Allora. Vediamo un po'. Tornando a noi, ora qui possiamo
Io sono con un normale, non proprio verde bottiglia, ma è arrivato il momento di risalvare la partita. Quindi, noi qui abbiamo la nostra stupenda scoperta della nota del Gunshop. E per combattere le cose più pericolose è ovviamente intelligente lavorare di granate acide, che ancora non abbiamo mai trovato e non abbiamo letto la descrizione, però in teoria sono le più forti in assoluto. Per il resto adesso non credo. Vi spiego. Il salvataggio che ho rifatto è esattamente lo stesso del precedente. Sono state eseguite le stesse azioni, forse anzi ho perso un proiettile di fucile perché ho provato a sparare a uno degli Hunter Gamma mentre bruciava con il fucile per vedere se lo uccidevo prima. Sapete, no? Min-maxing. Però no, era comunque invulnerabile. Qui abbiamo però. Cioè, quelle incendiarie sono ottime per scappare o fare danno ad aria overtime. Quelle esplosive probabilmente sono più utili per aprire passaggi a quello che può essere un ostacolo e contemporaneamente non consumare una granata. Quindi io direi di non essere troppo schizzinosi e di leggere la descrizione. Esplodono all'impatto danneggiando notevolmente ogni cosa presente nell'area. E poi, per ora. L1. Non ti fa vedere, ok, perché non c'è l'animazione, ok. Ah, aspetta, aspetta, aspetta! Si aprono! Fantastico! Si aprono! Ok, allora. E depositare, invece. Vedete, il napalm al loro interno prende fuoco all'impatto, rilasciando fiamme su tutta l'area. Questo è utile, però non è il momento. Accontentiamoci della situazione, è più che buona, nonostante i sacrifici fatti. Facciamo i capricciosi, avevo messo il salvataggio extra in fondo perché non sapevo se l'avremmo utilizzato, quindi andiamo direttamente a chiudere il cerchio finché abbiamo posto. Non facciamo il loop, no? Ok, 16. Jill. Porca miseria. Complimenti, sei forte. Andiamo. Ero decisamente avido di drop, ma. Allora. Non ok.
resisti, Jill. L'arma lo rallenta, è evidente. Stiamo salendo sempre di più. Salire non è esattamente una buona idea, ma... Cosa? Davvero? Davvero? Sta per diventare una boss fight? Avviso ritardo dei lavori di demolizione. I lavori di demolizione del Barnaby Office Building sono stati interrotti a causa dei disordini che si stanno verificando in città. Per motivi di sicurezza, tutti i dispositivi elettrici, generatori inclusi, sono stati ricordati sul... All'accesso alla struttura verrà consentito soltanto dopo il ripristino dell'ordine pubblico. Tutto il personale è pregato di rimanere in casa e attendere nuove istruzioni. Ok, allora. Sconfiggi la creatura. Striscia come il serpente che sei. Ho un'idea. Ovviamente. Forse non sarà neanche utile se deve caricarsi. Forse colpendo quella tanica. Esatto. Oh, è molto meno... Molto meno... No! È davvero così poco pericoloso. Fai la vostra figa, ok. Come facciamo a innescargli? Forse devo nascondermi, forse. No. Se ne accoglierò la sprovvista. A meno che non debba inginocchiarlo prima. Non fare la schizzinosa, Claire.
Accidenti, ma quanto è duro! Devo colpire l'arma, vero? L'abbiamo visto cadere, eh. Ci è costato molto. Mi chiedo se sia invulnerabile nella prima fase. Guarda un po'. Carlos, sono Jill. Mi ricevi? Forte e chiaro. Tutto ok? Sì. Quel bastardo è morto. Bene, se lo merita. Ma come ti è venuto in mente di fargli da esca? Volevi farti ammazzare? Non iniziare. Ho fatto quello che dovevo. Lo so. E... grazie. Il treno è pronto a partire. A presto! Allora. Wow. È bello che diventi sempre più aggressivo. Ho apprezzato. Perché altrimenti era troppo banale, troppo... poco spaventoso e pericoloso il Nemesis. Tra l'altro non mi sembra abbia utilizzato mai il suo tentacolo. Proprio perché è armato. Che poi ovviamente sopra c'erano delle munizioni per pistola e non le ho raccolte per la tensione, mannaggia me. Ora, Jill, tu hai visto e io no, guidami. Ah! Grazie, milady. Ne avrò bisogno perché... ripeto, fino ad ora abbiamo veramente utilizzato poche munizioni per giocare e ora le abbiamo proprio investite in lui, eh. Piace per loro. Sentirlo così in diretta è tragico. Allora,
Sto ovviamente... Wow, un veicolo militare, eh? Ma guarda un po' dove siamo! Anche qui, come in Resident Evil 3 originale, si rivede qualche area. Giustamente. Ecco qua. Oh, polvere da sparo qualità alta. Ottimo. Visto l'enorme investimento che abbiamo fatto di munizioni del fucile, porca miseria. Avete visto? Ho anche provato a sparargli all'arma perché magari sarebbe esplosa in mano facendogli perdere un arto. Beh, le opzioni sono infinite in questi casi in un remake. Quanto sono fatti bene gli zombie. Sì, si apre. Oh! Canna lunga, fucile a pompa. Attenzione. Progettata per consentire il fuoco semiautomatico. Permette di sparare più rapidamente e con più potenza. Mi interessa più la potenza, perché il continuamente non so se posso permettermelo. Lo sapevo che avrebbe occupato più spazio adesso. Sei come... Ok. Ai 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 ai. Cominciamo ad avere persino mancanza di spazio dopo tutto quello che abbiamo fatto di esplorazione. Ok, allora. Perfetto. Ok. Non muoverti, cazzo! Jill! Kendo, ma sei vivo? Sì, sì, beh, più o meno. Scusa, non volevo spaventarti. Non so più cosa aspettarmi ormai. Ci credo. Senti, stiamo usando la metro per fuggire dalla città. Tu vieni? La metro? Beh, sembra un buon piano. Fuori avremo un bel da fare. Potresti esserci d'aiuto. Tutto ok? Sì, è solo che... Non è il momento, ecco. Senti, ho ancora roba da fare. Non preoccuparti per me, ok? Attento. Sei il mio armaiolo preferito. Smettila. Non fare cazzate. Quella è la tua specialità, Jill. Attenta anche tu. Devi andare alla stazione della metro, usa il vicolo a fianco al negozio, ok? Quindi quella è trama. Che uomo forte. Tranquilla tesoro, è tutto ok. Brava piccola. Resident Evil 2 nel remake con le due campagne avrebbe potuto avere più interazioni di questo tipo. Ok. Va bene così. A questo punto il lanciagranate va temporaneamente in pensione. Temporaneamente. Non ho idea di quanto folle possa essere questa scelta. Ma non possiamo scherzare troppo con... Diverse cure. Per ora non so cosa aspettarci. Va bene così. Non mi sembra, tra l'altro, che Nemesis abbia fatto cadere qualcosa in quel momento. E tra un po' si rialza, ovviamente. Sono così ansioso di perdere qualcosa. Vedremo, vedremo. Per ora è stata una bella partita. Signori. Alla prossima!